Questa festa si riferisce a un momento importante della storia della Chiesa. Siamo nei primi secoli della storia cristiana. La Spagna è travagliata dalla presenza e dal dominio dei Vandali e dei Goti. È appena finito l'impero romano e poi a un certo punto, quando i Goti mollano un po' la presa, arrivano in Spagna i Saraceni, ed è a questo periodo che si riferisce la fondazione di questa congregazione che aveva il compito di riscattare i cristiani ridotti in schiavitù dai Saraceni. La storia ci dice che la Madonna appare nel 1218 a un certo Pietro di Nolasco e gli chiede di fondare un gruppo che si sarebbe dovuto occupare dei cristiani ridotti in schiavitù per riscattarli con del denaro, con dei beni offerti come scambio. Quest'uomo facoltoso riferisce l'apparizione di cui è stato fatto segno al suo confessore al mondo di Peñafort e con sorpresa si sente dire che anche il confessore in quella stessa notte ha ricevuto una visione che andava in quello stesso senso. Decidono insieme di portare questa notizia anche per farla conoscere alla re di Spagna e il re Giacomo, anche lui dice, anch'io ho avuto questa visione. Questo riconferma un impegno che era urgente, necessario per la Chiesa e per la Spagna di quel tempo, e allora fondano questo gruppo di persone attente ai bisogni dei fratelli e cominciano un lavoro meticoloso cercando di riscattare il più possibile i cristiani dal dominio saraceno. I tempi sono cambiati, la congregazione ha continuato nella storia ad occuparsi degli ultimi, dei piccoli, dei prigionieri, della gente in difficoltà. Ecco, penso che sia un appello che viene rivolto a ciascuno di noi, perché cresciamo nell'attenzione a ciò che avviene attorno a noi, perché sappiamo anche noi, con quello che siamo e con quello che abbiamo, venire in soccorso a chi è in difficoltà. Il senso di questa festa è proprio riscoprire questa ragione di vivere e questa caratteristica del popolo cristiano, che si sente fratello con tutti e che sente il bisogno di riuscire a creare e a costruire comunione con tutti i fratelli.